Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi, la sana dottrina cattolica che ci sta accompagnando da un po' di tempo, come chi lo segue abitualmente dovrebbe sapere. Stiamo facendo un percorso, diciamo, che spazia nei punti, diciamo, salienti della dottrina cattolica, soprattutto per ciò che attiene alla vita sacramentale e alla vita, diciamo così, di santificazione. Quindi in questo percorso cerchiamo di ripercorrere un po' l'itinerario dei 10 comandamenti e dei 7 sacramenti, fondamentalmente, e non facendo proprio una, scusate, carrellata, diciamo così, monotematica, no? Ecco, ma cercando di spaziare un po' da uno all'altro ambito a seconda poi di come evolve, diciamo così, il ciclo di catechesi, no? Questa è la 19ª puntata. La volta scorsa abbiamo trattato il terzo comandamento, quindi terminando, diciamo così, la sezione del Decalogo riguardante i comandamenti verso Dio. Ma siccome il terzo comandamento parla della santificazione della festa, quindi ci mette in contatto direttamente con la Santa Messa, ecco, pensavo con oggi di aprire un capitolo che sarà, presumo, ampio, non so quanto ampio, poi vedremo, che è sulla Santa Eucaristia. Perché la Santa Messa è una, diciamo così, è uno degli aspetti molteplici di questo grandissimo e stupendo sacramento. Quando si parla dell'Eucaristia è sempre molto molto difficile, perché è chiamato giustamente il grande sacramento, perché nell'Eucaristia accade qualcosa di assolutamente inimmaginabile in tutte le sue dimensioni. Inimmaginabile, e se non ci fosse la Santa Fede Divina Cattolica, che quindi ci conferma assolutamente che tutto quello che la Chiesa insegna, lo vedremo, crede sulla Santa Eucaristia è vero, bisognerebbe assolutamente dire no, no, assolutamente inconcepibile, inimmaginabile, incredibile. Non è un caso, probabilmente, cominciamo a parlare dell'Eucaristia, quindi, che è un grande mistero di fede, nel giorno in cui ricorre, diciamo così, nel calendario romano, la festa del Papa. Oggi è la cattedra di San Pietro, e sappiamo che la ragione di essere proprio intrinseca di Pietro stesso, il motivo per cui Pietro è Pietro, quindi, anzi, per cui Simone è diventato Pietro, e il motivo per cui Pietro esiste nella Chiesa, è proprio la fede divina e cattolica. Simone è diventato Pietro perché ha detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Noi forse ci siamo abituati un po' a questa espressione, ma come dicevo già ai miei cari fedeli parrocchiani durante la messa di questa sera, cioè, dire tu sei il figlio del Dio vivente, infatti Gesù gli risponde: io ti dico, tu sei Pietro in cambio di questo, perché questa cosa tu non hai potuto dirla in quanto uomo, ma hai potuto dirla in forza di quella luce soprannaturale che ti è stata data dall'alto, d'accordo? Quindi questa visione alta e soprannaturale delle cose, perché Gesù apparentemente sembrava una persona come me e come te, certamente un santuomo, un grandissimo santo, d'accordo? Un grande maestro, un grande profeta, un grande taumaturgo, un grande esorcista, tutto quello che vogliamo, perché tutto quello che il Vangelo ci descrive di lui. Ma la fede cattolica, la sana dottrina cattolica, come sappiamo, l'abbiamo visto nelle primissime puntate, ha come caposaldo la divinità di Cristo. E la divinità di Cristo l'ha professata in primis San Pietro, per cui il suo primato è indissociabile da questo orizzonte di fede e da questa sua professione di fede. Cioè, per questa professione di fede, Pietro è Pietro. E in ragione della custodia, della salvaguardia, della tutela e della diffusione di questa fede, il ministero pietrino esiste nella Chiesa. E questo chiaramente
si riverbera immediatamente nella Santissima Eucaristia, perché tanto per introdurci, no? Il grande inno di San Tommaso d'Aquino, il Tantum Ergo, che lui scrisse in occasione del Corpus Domini, dice che qual è la differenza tra Gesù e l'Eucaristia? Dice che sappiamo che Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo, quindi è vero Dio e vero uomo. Che succede? Che quando lui era uomo, quindi quando camminava su questa valle di lacrime con noi, in questa vita mortale, si vedeva soltanto la sua natura umana, almeno quella si vedeva. Certo, non si vedeva la natura divina, per questo che abbiamo appena detto che Pietro è Pietro, o meglio, Simone di Giona è diventata la roccia della Chiesa, perché ha visto quello che non si poteva vedere. O nell'Eucaristia ci abbiamo un ostacolo ulteriore, cioè nell'Eucaristia non si vede manco la natura umana, quindi non si vede né quella divina né quella natura umana, anzi si vede addirittura, l'unica cosa che si vede è un po' di materia inerte e inanimata che noi non soltanto crediamo viva, vera e reale, ma addirittura noi crediamo che nell'Eucaristia c'è la presenza personale di nostro Signore, vera, reale, sostanziale. È proprio Lui, quindi non è un simbolo, un rimando, un significato, d'accordo? È proprio Lui. Ecco, io per introdurre un po' queste cose farò riferimento, l'ho raccontato da tante volte, diciamo così, no? Ad alcune, ci sono per esempio due lettere spettacolari, una è sulla Santa Messa, che è la Dominice Cene, e l'altra è proprio sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, che è la Mysterium Fidei, che sono di San Paolo VI. E sono datate, insomma, alla fine degli anni 60, però sono veramente una piccola summa. Io consiglio a chi può di andarle a leggere, perché sono veramente facili, sono comprensibilissime, ma descrivono in maniera veramente sintetica, bella e chiara, e tra l'altro in clima immediatamente post-conciliare, quindi certamente che vengono richiamate gli aspetti dogmatici fondamentali del Concilio Tridentino, perché sull'Eucaristia la Chiesa ha, diciamo così, elaborato e definito il suo patrimonio dogmatico nel Concilio di Trento. Però, appunto, riformulate sia da Paolo VI e poi in maniera mirabile dal Catechismo della Chiesa Cattolica, appaiono ancora maggiormente nella loro proprio bellezza, chiarezza, splendore e stupore che deve destare. Allora, cosa crede la Chiesa? Allora, il mistero dell'Eucaristia è un mistero triplice, d'accordo? È un mistero di presenza di Gesù, che si chiama tecnicamente presenza reale, si può dire anche presenza vera, presenza sostanziale, anche presenza personale, purché si capisca bene in che senso si usa questa espressione. È un mistero sacrificale, specialmente quando si considera l'Eucaristia all'interno di quello straordinario e perfettissimo atto di culto che si è inventato nostro Signore e che è l'unico sacrificio gradito a Dio, che è la Santa Messa. E poi, altra dimensione di queste, una è più mirabile dell'altra, che è la dimensione conviviale, ovvero la dimensione del banchetto eucaristico. Cioè, l'Eucaristia è lo strumento attraverso il quale nostro Signore, Dio da Dio, luce da luce, si fa nutrimento delle nostre anime, attraverso un gesto sacramentale dalle altissime valenze, anche simboliche, come se il Signore ci aiuta, vedremo. Allora, per introdurci all'Eucaristia, dobbiamo evidentemente subito partire da alcuni brani del Vangelo. L'Eucaristia è stata, come tutti quanti sappiamo, istituita
nel contesto dell'ultima cena, cioè all'interno della Pasqua ebraica. La Pasqua ebraica, come credo più o meno si dovrebbe sapere, spero, insomma, da parte dei battezzati membri del popolo di Dio, era un banchetto sacrificale. Quindi sappiamo che quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto, fu istituita la Pasqua proprio in occasione dell'ultima grande piaga, che fu la strage dei primogeniti, e Dio disse a Mosè: di a tutte le famiglie che si procurino un agnello, che lo immolino, eccetera, eccetera, e che poi ne consumino le carni attraverso quello che era il rito della Pasqua ebraica, e con il sangue dell'agnello segnino gli stipiti delle porte, perché passando l'angelo sterminatore a fare la strage dei primogeniti, vedrà le case degli israeliti bagnate del sangue dell'agnello e passerà oltre. Quindi questo passerà oltre, passare oltre, è proprio il termine tecnico che noi traduciamo con Pasqua, che significa appunto passaggio. Ora, noi sappiamo che le cose che avvennero nell'Antico Testamento avevano un valore figurativo, si diceva nella Chiesa fin dai tempi dei padri della Chiesa, o tipologico, o se preferiamo prefigurativo. Quell'agnello era immagine di colui che noi stessi chiamiamo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'immolazione dell'agnello pasquale si è verificata ed in maniera cruenta nella persona di nostro Signore Gesù Cristo attraverso la sua passione. Il sangue con cui venivano sigillate le alleanze è stato sparso anche per sigillare l'alleanza nuova ed eterna, che è il sangue di Gesù. E gli effetti che quel sangue produceva in maniera certamente figurativa, simbolica, prefigurativa nell'Antico Testamento, cioè il sangue da un lato preserva dall'angelo sterminatore e dall'altro lava le colpe, questo si vedeva meglio in un altro rito ebraico, insomma, che era la festa dell'espiazione, la festa del perdono. Adesso non metto troppa carne al fuoco perché sennò diventa un pochino troppo. E l'agnello, voglio dire, il sacrificio, ecco, nella teologia già vetero-testamentaria, serviva semplicemente a, come dire, rimettere in comunione, riappacificare, riconciliare Dio con l'uomo peccatore. Di queste cose, quindi della valenza sacrificale, della passione e della morte di Gesù, è pieno il Nuovo Testamento. Basta leggere le lettere di San Paolo, insomma, no? Quando parla di Gesù nel cui sangue siamo stati riconciliati, ma tutti quanti, San Paolo, San Giovanni, lettera agli ebrei, addirittura fa proprio una grandissima lettura della vicenda di Gesù, appunto come compimento di tutte quante le tipologie e le promesse dell'Antico Testamento e dell'Antica Alleanza. E Gesù stesso, istituendo l'Eucaristia nel contesto della Pasqua ebraica, proprio ha voluto sostituire, anticipando quello che sarebbe successo il giorno dopo, questo nuovo rito e questo nuovo sacrificio al sacrificio antico. Questo è palese dai gesti fatti da Gesù. E dalle parole usate da Gesù per istituire l'Eucaristia. Ecco, e capite, nella formula della consacrazione, se facciamo attenzione, ci sono già tutte le dimensioni della Eucaristia. Guardate, prendete e mangiate. Quindi, questa è la Santa Comunione. Questo è il mio corpo, questo è, verbo essere, quindi la presenza reale, che vedremo si realizza attraverso quella mirabile invenzione, insomma, di nostro Signore, perché è un fatto impossibile, che è la conversione dell'intera sostanza del pane nella sostanza corpo di Cristo, che si chiama tecnicamente, con un termine un pochino difficile, ma tuttora attuale perché
è praticamente insostituibile. Tutti quanti i tentativi di trovare altre terminologie sono sempre stati un pochino parziali, limitati, evanescenti o addirittura fuorvianti in certi casi. Si chiama transustanziazione. Quindi questo è il mio corpo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. La dimensione sacrificale. Quindi la messa, la presenza e la comunione. L'Eucaristia è sacrificio, presenza e banchetto. Nella messa si verificano tutte e tre queste dimensioni, perché è evidente che per potersi offrire in sacrificio Gesù ci deve essere. E quindi c'è la conversione della sostanza del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Per poter essere il nostro cibo, Gesù ci deve essere. Ecco, ma l'altra grande bellissima cosa è che la sua presenza prosegue anche al termine del rito, con la custodia delle sacre specie eucaristiche nei nostri tabernacoli. E con questo voglio introdurre, quindi oltre all'ultima cena, gli altri due passaggi fondamentali dei Vangeli che fanno riferimento a Il primo è il mirabile capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni, il discorso sul pane vivo disceso dal cielo, quello nella sinagoga di Cafarnao, dove Gesù usa dei termini che tanti cattolici dovrebbero un po' meditare un pochino più spesso. Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Quindi, senza essere professori, insomma, di lettere o esperti di analisi logica, anche diciamo, la nostra percezione comune del linguaggio ci fa comprendere che questa costruzione della frase, quindi se non mangiate non avrete, quindi implica una necessità quasi assoluta. Vedremo che non è assoluta, perché in caso di impossibilità reale, Dio che usa i sacramenti non si lega mai attraverso i sacramenti, ma in caso di non impossibilità reale o dipendente da una volontà irreversibile dell'Altissimo e certa, noi dell'Eucaristia dobbiamo nutrirci, perché altrimenti non avremo in noi la vita, perché l'Eucaristia sta all'anima come il pane sta al corpo. Non possiamo farne a meno. Non possiamo dispensarci dall'Eucaristia. E la presenza di Gesù si compie nell'Eucaristia perché Gesù ce l'aveva promesso. Prima di ascendere al cielo, disse agli Apostoli, ultimo capitolo, ultimi versetti del Vangelo di San Matteo, proprio l'ultima, la finale del Vangelo di San Matteo: mi è stato dato ogni potere in cielo e terra, andate dunque a maestrare tutte le nazioni, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco la grande promessa: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi, questo essere di Gesù con noi non è soltanto, come dire, una promessa di una presenza spirituale, diciamo così, oppure morale, nel senso è con noi, accompagna i nostri passi, benedice il nostro operato se è buono, quindi ci sostiene nella predicazione per quanto riguarda gli apostoli, eccetera. No, no, lui è proprio con noi, d'accordo? Non simbolicamente, spiritualmente o metaforicamente, ma anche qui dovremmo vedere realmente, perché realmente è presente nel tabernacolo. Ora, è chiaro che tutto quanto parte, la prima cosa che noi dobbiamo focalizzare bene, che è il grande mistero dell'Eucaristia, è evidentemente il momento in cui l'Eucaristia comincia ad essere, che è quello che accade durante solo la Santa Messa, ovvero la consacrazione, con quel fenomeno che abbiamo già accennato, che è la transustanziazione. Allora, vediamo subito come fa ad essere possibile un fatto del genere. Perché è possibile un fatto di questo genere? E perché è anche necessario? Allora, il discorso è questo. Noi esseri umani, fino a quando siamo sul pianeta Terra, siamo proprio strutturalmente
determinati, incapsulati e non possiamo fino a quando siamo qui prescindere né uscirne da due dimensioni fondamentali, che sono lo spazio e il tempo. Io sto facendo questa catechesi, chi sta seguendo la diretta lo sa, il giorno 22 febbraio dell'anno 2021 e adesso sono le 21:55. Sono passati 20 minuti dall'inizio di questa catechesi, d'accordo? Allora, io in questo momento sto facendo questa cosa, non posso né tornare all'inizio della catechesi, se anche volessi, cioè la sto registrando, quindi volendo poi anche chi segue la diretta troverà i video, la posso risentire, ma io non posso tornare indietro realmente e dire altro rispetto a quello che ho detto fino adesso. Certo, se poi ho l'MP3 o il video, volendo, li posso riascoltare, li posso modificare, li posso rielaborare, posso fare tutto, ma su quello che realmente è accaduto, quindi non su quello che poi rimane perché abbiamo i mezzi per conservare, io non ci posso fare niente, perché non posso tornare indietro, né posso andare avanti. Noi siamo qui legati all'attimo presente. Io non posso, non, mi piacerebbe tanto, ma non posso andare da qui, dal pianeta Terra, andare a vedere cosa è successo il Venerdì Santo in cui Gesù è morto in croce, né posso rivedermi la scena dell'ultima cena. Non lo posso fare, d'accordo? Perché non è il mio potere. Prima cosa. La seconda cosa, noi siamo circoscritti strutturalmente dallo spazio. Io mi trovo in questo momento nell'abitazione canonica della parrocchia in cui da qualche anno mi ha mandato il vescovo a fare il parroco, d'accordo? Adesso sto qui. Prima di venire qui stavo altrove, d'accordo? Tra un anno, tra due, non so dove starò, ma adesso sto qui, quindi tutto quanto il mio essere è proprio strutturalmente, fino a quando siamo in questo mondo, senza dubbio, legato a queste dimensioni. Quindi, domanda. Come faccio io che vivo nel 2021 a entrare in contatto nel tempo, perché io sono temporale, non sono come Dio che sto guardando del tempo, con quello che Gesù ha fatto circa 2000 anni fa, soffrendo, morendo in croce per me? Come faccio? Allora, Gesù si è inventato una cosa molto molto semplice. Evidentemente dal punto di vista suo, si è inventato il modo di rendere presente realmente, attenzione, non è un richiamo, non è un ricordare o un fare memoria, ma è un attualizzare in ogni luogo e in ogni tempo, evidentemente potenzialmente in ogni luogo e in ogni tempo, cioè dovunque si farà quello che lui ha detto di fare in memoria di lui, cosa? Il sacrificio della croce, il sacrificio del Calvario, l'essenza dell'Eucaristia, proprio l'essenza intima, l'essenza della Santa Messa è sacrificare. Si chiama anche sacrificio eucaristico. Perché? Perché attraverso questo che adesso vedremo, che Gesù si è inventato, noi nel 2021 siamo in contatto diretto con ciò che è accaduto ad aprile, qualcuno dice l'8 e il 9 di aprile, non si sa, del 28, del 29, del 30, comunque il Venerdì Santo in cui Gesù è morto per noi. Questo perché è necessario entrare in contatto, perché l'economia salvifica scelta da nostro Signore, dall'Altissimo, per portarci la grazia e la salvezza è sacramentale, cioè si realizza attraverso un contatto sensibile che evidentemente va oltre il contatto sensibile, ma che è necessario. D'accordo? Ecco perché qui bisogna fare molta attenzione con gli streaming, d'accordo? Perché gli streaming e il web va molto bene quando dobbiamo ascoltare, lo faccio pure io, una bella predica, una bella catechesi, quindi per quello che riguarda la formazione e anche magari la preghiera, diciamo,
in comunione a distanza, si può fare. Ma i sacramenti no. I sacramenti no. I sacramenti richiedono il contact, d'accordo? Non sono contactless, come si dice oggi. Sono contact full, d'accordo? Dobbiamo toccare, dobbiamo stare in contatto, d'accordo? A messa si sta di presenza, l'ostia si riceve in bocca, si riceve realmente, quindi la sento, la assumo, la assimilo, o meglio, è lei che mi assimila, però il gesto di farlo è quello. Allora, la messa non è altro che il prolungamento attraverso la potenza che Dio può avere del sacrificio del Calvario in ogni tempo e in ogni luogo. Ok? Ora, come si fa a fare questo? Allora, ci vogliono fondamentalmente due cose. Ci vuole, primo, che la persona di Gesù ci stia, e secondo, che la persona di Gesù stia in atto di sacrificarsi. Mi spiego? Perché Gesù in croce c'era la sua umanità, e la sua umanità era ferita, perdeva sangue, il sangue della flagellazione, della coronazione di spine, il sangue dei chiodi che gli hanno perforato le mani e i piedi. D'accordo? Questo è successo. Allora, perché si dia la messa, c'è quindi bisogno che Gesù ci sia e che Gesù si trovi nel suo esserci in atto di sacrificarsi. E cosa si è inventato nostro Signore? Allora, premesso una cosa. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo, sulla terra e sottoterra. Cioè l'Eucaristia, così come tutti quanti i sacramenti, ma così come anche tutto quello che noi vediamo, anche la mia e la tua persona, d'accordo? Cosa sono? Sono un atto della divina volontà. Dio decide di fare una cosa e quella cosa si fa, punto, d'accordo? Senza nessuno che possa porre limiti o opposizioni. Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste, si legge nella Sacra Scrittura. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo, sulla terra e sottoterra, d'accordo? Quindi su questo non ci piove. Cosa ha stabilito la volontà di nostro Signore? Ha stabilito che ci fosse una persona di sesso maschile, tra l'altro, e rigorosamente di sesso maschile, che, dopo essere stata battezzata, ricevesse un altro sacramento, sempre istituito dalla sua volontà, che è il sacramento dell'ordine. E, una volta ricevuto questo sacramento, ripetesse dentro un contesto liturgico sacramentale ciò che Gesù ha fatto nell'ultima cena, prestando la sua persona a Gesù stesso. Un sacerdote quando consacra non dice questo è il corpo di Don Patrizio, scusate, non dice questo è il corpo di Gesù, ma dice questo è il mio corpo. È evidente che non è il corpo di Don Patrizio, di Don Filiberto o di Don Sebastiano, ma è il corpo di Cristo. Però le parole che dice sono questo è il mio corpo, quindi che cosa significa? Significa che in quel momento, in forza del sacramento ricevuto, Gesù sta operando veramente una sostituzione vicaria, cioè non è il sacerdote a parlare, anche se noi lo sentiamo, e anche se il sacerdote fa questa cosa con la sua intelligenza e deve voler fare questa cosa, quindi deve dirle bene le parole della consacrazione con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, ma fatto questo è Gesù stesso che fa sue quelle parole e attua un miracolo, perché l'Eucaristia è un miracolo. I miracoli eucaristici, tante volte l'ho spiegato, questo qui l'ho detto, in che senso sono miracoli? Non è che è successo un miracolo. Il miracolo eucaristico mostra, quindi fa vedere ciò che sempre accade durante la messa, sempre.
Solo che alza un velo e quello che noi non possiamo vedere perché ci dobbiamo arrivare attraverso la fede, il miracolo eucaristico lo mostra. Che cosa accade? Cioè, che quel pane diventa corpo di Cristo, diventa carne e che il calice diventa sangue. Non è un gioco, non è uno scherzo questo qui. Uno si fa un viaggetto a Lanciano, questo è un fatto successo oltre 1000 anni fa, e lo vede tuttora, d'accordo? Cioè, ci hanno fatto tutte quante le analisi possibili e immaginabili di questo mondo, non ci sono dubbi, d'accordo? Su questo fatto. E questi fatti che tra l'altro ci inguaiano un po', perché sì, la fede è tanto difficile, ma quando il Signore alza un velo, lo fa sempre, dice, guarda che se non ci credi, adesso abbiamo anche tutte quante, come dire, le scienze, le analisi, le controanalisi, le prove, cioè sanno del miracolo eucaristico di Lanciano, sanno che quello è un pochino di carne umana appartenente al pericardio, sanno il gruppo sanguigno dei grumi di sangue, che è lo stesso della sacra sindone, B positivo, insomma, quindi, cioè, oggi abbiamo queste carte in più, no? Cioè, che certamente non danno la dimostrazione assoluta. Perché se una cosa fosse assolutamente dimostrata, la fede non servirebbe più, però certamente, come dire, danno dei segni forti a conferma della nostra fede. Ok? Quindi, non vorrei divagare, la volontà di Dio ha stabilito che un sacerdote ordinato possa, ripetendo le parole di Gesù, produrre quale miracolo? Cioè che di un pezzo di pane. E questo dipende dalla volontà di Dio. Dio può fare tutto quello che vuole. Si trasformi nella sostanza del corpo di Cristo. Attenzione che il cambiamento che avviene a livello di sostanza. Sostanza è ciò che sta sotto. Quindi, qui per capire un po', perché se uno conosce bene, capite, il termine transostanziazione deriva dalla filosofia scolastica, che a sua volta è una rilettura cristiana della filosofia aristotelica, che ha dei concetti molto ben precisi. Io adesso provo a renderli il più semplice possibile, d'accordo? Allora, di quel pezzettino di pane, così come prendiamo anche il pane che noi mangiamo quotidianamente, no? Allora, la sostanza è ciò per cui una cosa è quello che è, d'accordo? La sostanza del pane bisogna chiederlo ai chimici, adesso non sono un esperto, d'accordo? Ecco, però il pane ha quel sapore perché è farina mista ad acqua, quindi l'acqua c'è quella certa composizione chimica, la mischi con la farina, ci metti il lievito, lo fai cuocere e ti esce fuori il pane, d'accordo? Quindi il pane per essere pane è quello. Quante specie di pane ci stanno? Una montagna, d'accordo? Però diciamo la sostanza pane è sempre quella. Poi ci sono una montagna di specie differenti di pane, no? Quindi che significa? Il sapore, la forma, l'odore, il colore della stessa sostanza pane, cioè sta in una montagna, insomma, no? C'è il filone, la pagnotta, la rosetta, non lo so, la baguette in Francia, non lo so, il pane nero, cioè non si sa, insomma, non sono un tecnico, non sono però sono dati empirici. Quindi che significa? Significa che una è la sostanza del pane, ma tantissimi possono essere, come dire, gli accidenti, cioè la forma, il colore, l'odore e il sapore. Ecco, così facciamo una distinzione per capire cosa intende per sostanza e cosa intende per accidenti. Ora, che succede durante la consacrazione? Perché quando noi ci andiamo a fare la comunione, noi non sentiamo, noi che cosa sentiamo? Sentiamo il sapore del pane azimo. Vediamo ancora il pane così com'era prima, quel dischetto di pane, l'ostia piccolina, l'ostia grande del sacerdote, rimane come era prima. Il colore è lo stesso, l'odore è lo stesso, il sapore è lo stesso, la forma è la stessa. E allora è un simbolo? No. Perché quello che è cambiato non è quello che si vede e si sente, ma è quello che non si vede e non si sente. E questa è una cosa impossibile, d'accordo? Se uno fa attenzione, perché? Perché è impossibile che io mangio
una cosa che non è più pane, però sento il sapore, l'odore e vedo la forma e vedo il colore del pane. È impossibile. Impossibile. Quindi è quello che si chiama in filosofia aristotelica gli accidenti senza sostanza. È impossibile, capito? Impossibile. Cioè, come dire, una pagnotta non esiste come pagnotta se non c'è la sostanza pane, d'accordo? Perché per avere la forma della pagnotta, l'odore della pagnotta, il sapore della pagnotta e il colore della pagnotta, deve esserci il pane, ok? Ecco perché questo è il miracolo più grande in assoluto. In assoluto. Perché rimangono degli accidenti senza sostanza. Questo è tutto quello, è il massimo che possiamo comprendere, il massimo che possiamo spiegare. Ed è per questo che ci vuole una grandissima fede. Ecco perché al termine della consacrazione il Signore dice mistero della fede. Perché non c'è niente in cui i sensi ingannano di più quanto nell'Eucaristia. Ed è per questo che certamente la fede ci è stata data in dono nel sacramento del battesimo, non ce la possiamo dare da sola. Da soli, però possiamo e dobbiamo alimentarla ed esercitarla. Domanda. Questo noi dobbiamo. Ma tu ci credi veramente che avviene la transustanziazione, cioè che quel pane non è più pane? Perché noi sappiamo che non è più pane, perché le parole della consacrazione, come spiegava bene a suo tempo San Tommaso, sono formulate in questi termini: questo è, verbo essere, il mio corpo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, verbo essere. Cioè la costruzione soggetto, copula, parte nominale vuol dire che l'essenza di quella cosa è ciò che esprime il verbo essere. Quindi questo che io ho in mano è il mio corpo. Dal momento in cui lo dico, non è più pane, è il corpo di Cristo. Quando io dico questo è il mio sangue, dal momento in cui lo dico, quello non è più vino, è il sangue di Cristo. Nonostante che colore, odore, sapore e forma e ciò che vedo sia esattamente tutto uguale a prima. Questo è il miracolo dei miracoli, questo è il sacramento dei sacramenti, questo è il prodigio dei prodigi. D'accordo? Cioè, San Tommaso diceva che qual è il miracolo più grande che ha fatto Gesù? Questa è la domanda. Cioè, la risurrezione di Lazzaro. Ma per carità, è un gioco da ragazzi la risurrezione di Lazzaro. D'accordo? È più difficile, molto più difficile. Se si può parlare così, diciamo così, per Dio non è niente difficile, no, però lui ci perdonerà nella sua grande bontà, è per comprenderci, è per farci capire, ma è perché, come dire, che una persona torni dalla morte per l'impero di Dio, si richiama l'anima dentro il corpo, perché questo è successo quando è morto Lazzaro, ha richiamato la sua anima dentro il corpo e l'ha fatto rivivere. Ma lì Dio fa un miracolo proprio perché va contro tutte le leggi della natura che lui stesso ha stabilito, va addirittura contro le leggi, come dire, dell'ontologia, d'accordo? Cioè, è una cosa impossibile. Quindi spero per quanto possibile di aver contribuito un minimo a far prendere coscienza di quello che accade. Quindi, la presenza di Gesù è garantita da queste parole. Attenzione, però, per entrare in contatto con la croce, non basta che Gesù sia presente. Deve stare presente in stato di vittima, deve stare presente in stato sacrificale. E allora che cosa succede? Succede che durante la messa non si consacra soltanto l'ostia, ma si consacra anche il calice. E perché?
Non si poteva fare un'Eucaristia soltanto con questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Basta. Non consacriamo il calice. Si poteva fare? No. Perché se si poteva fare, evidentemente Gesù l'avrebbe fatto. No. Perché in tal caso, che cosa sarebbe successo? Questo poi sono tutte quante le cose che insegnano ai sacerdoti. Per esempio, se si accorge che quando fa la comunione, che il vino consacrato non era vino ma era aceto. Se il vino consacrato è aceto, la consacrazione del vino non c'è stata. Quindi che succede? Succede che tu hai la presenza di Gesù e fai la comunione, ma non hai il sacrificio della messa. Perché? Perché si attui il sacrificio, detto che Gesù deve stare presente, ma deve stare in stato di vittima sacrificale. Quello che è successo storicamente sulla croce deve accadere qui ed ora, anche se attraverso i segni sacramentali, ma deve accadere realmente. Ora, cosa è successo quando Gesù soffrì e pativa per noi? Quando Gesù soffrì e pativa per noi, dal suo corpo usciva il suo sangue, cioè il sangue stava in atto di separarsi incessantemente dal corpo, gli è uscito fuori, è caduto per terra, d'accordo? È la verità. E ha perso fino all'ultima goccia di sangue, perché il colpo di lancia al costato che ha fatto uscire quei residui di sangue misto a siero, proprio comprendere che non gli è rimasta neanche una goccia di sangue dentro. Allora, questa situazione di separazione del sangue dal corpo deve assolutamente riprodursi perché si possa parlare di un vero sacrificio. Ed ecco perché si consacra anche il vino. Perché sull'altare, una volta che è stata consacrata l'ostia e il vino, tu hai sull'altare il corpo e il sangue di Gesù che sotto il segno sacramentale sono separati l'uno dall'altro. Quindi sull'altare si sta riproducendo veramente quello che è successo sul Golgota. Ecco perché la messa è un vero sacrificio. Spero di essermi spiegato, no? Ora, attenzione. Oltre a questa presenza, diciamo così, sostanziale, speriamo che riesco a farmi capire. Io vorrei però tantissimo, figlioli miei cari, perché chi sente queste catechesi, se il Signore mi aiuta, ma non guardate, io sto parlando della dottrina della Chiesa, non sono cose mie, non è niente di mio. Però, ecco, se lo Spirito Santo illumina le vostre fedi, le vostre intelligenze illuminate dalla fede a comprendere qualcosa, si spera che amiamo tutti di più Gesù, siamo ancora più grati verso di Lui, cioè partecipiamo alla messa ancora con più gioia, con più zelo, con più amore, con più partecipazione, con più tutto. Ecco, perché ne abbiamo visto la volta scorsa, ricorda di santificare le feste, ma io personalmente mi chiedo, ma lo diceva sempre chi è molto più grande di me, insomma, un certo Padre Pio da Pietrelcina, insomma, no? Che continuiamo a chiamare tutti quanti affettuosamente Padre Pio, anche se è un santo super, è canonizzato ed è uno, insomma, dei fuori serie tra i santi, no? Cioè, Padre Pio diceva, se le persone si rendessero conto di quello che accade alla Santa Messa, ma altro che il terzo comandamento, ma altro che Covid, d'accordo? D'accordo? Ci vorrebbero i carabinieri tutti i giorni, non solo le domeniche, a fare servizio d'ordine. Capito? Non basterebbero più le chiese, non basterebbero. Il problema è che purtroppo in pochi ci credono. Io dico sempre, cioè, ma io di questo ne sono convinto, cioè uno per non andare a messa nemmeno la domenica, non è possibile che creda a quello che accada durante la messa. O non ci crede o non lo sa. Perché altrimenti, cioè, ma come fai a non andarci? Come fai?
Cioè, un Dio si inventa questa cosa per te. Che cosa vogliamo dire? Che cosa vogliamo fare? Allora, abbiamo quasi finito perché oggi poi sospendiamo la prima parte perché questi sono concetti che vanno poi digeriti. Allora, sia chiaro che sull'altare, dopo la consacrazione, è presente la sostanza del corpo di Cristo e la sostanza del sangue di Cristo, che si trovano, da un punto di vista sostanziale, in stato di separazione l'uno dall'altro. Ora cominciamo subito a introdurre una cosa. Penso che tutti sappiamo che se io mi comunico ad un centimetro quadro, anche un millimetro quadro di ostia, io non è che ricevo, come dire, il corpo di Cristo, c'è cioè un frammento del suo cuoricino. Cosa ci dice la Chiesa? Che tu ricevi Gesù Cristo tutto intero. Penso che tutti sappiate che, supponiamo che io non potessi fare la comunione all'ostia perché magari sono un celiaco di quelli proprio che un micron di glutine mi fa morire e il sacerdote non c'ha l'ostia per i celiaci e voglio farmi la comunione. Basta che prende un cucchiaino più piccolo che da caffè, prende anche una goccia del sangue di Cristo e mi dice il sangue di Cristo, amen, e io l'assumo, e in quella goccia di sangue di Cristo, attenzione che io ho assunto Gesù Cristo tutto intero. Come mai? Anche questo c'è. Come mai? Quindi non è, attenzione, che uno assumendo il sangue, come dire, beve, come dire, il sangue, i globuli bianchi e i globuli rossi di nostro Signore. Attenzione, non sto, cioè, la sostanza è il sangue, ma c'è una presenza di Gesù per concomitanza. Mi dispiace usare tutti quanti questi termini, ma non è stato trovato nulla di meglio fino adesso, d'accordo? Quindi io spero di riuscire a esprimermi e a spiegarli nella maniera più semplice possibile. Allora, un ultimo sforzo di pazienza e poi chiudiamo perché continuiamo la prossima volta. Allora, nostro Signore Gesù, per la cui volontà lui si rende presente sugli altari nel modo che abbiamo visto, adesso è vivo come sono vivo io e come sei vivo tu. Quindi, il suo corpo fisico esiste, d'accordo? Ed esiste come corpo di una persona vivente. Ora, se una persona è viva, voi dovete capire, ed è facilmente comprensibile, io non posso adesso, come dire, staccarmi un dito, d'accordo? Perché il mio dito è attaccato al mio corpo, quindi dove si trova la sostanza del mio corpo, che è un tutt'uno, ci sono io. Io sono vivo, quindi col mio corpo c'è la mia anima e c'è il mio sangue che mi scorre dentro. Quindi la conversione della sostanza del pane in corpo di Cristo fa sì che attraverso la sostanza del suo corpo, Gesù Cristo che è vivo però sia totalmente presente, quindi col corpo, col sangue, con l'anima e con la divinità. Perché Gesù Cristo, a differenza di me, io ho detto, dove c'è la sostanza del mio corpo ci sono io. Perché c'è il mio corpo, il mio sangue e la mia anima. Ma io non sono Dio come Gesù, evidentemente. Quando c'è la sostanza del corpo di Gesù, c'è il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità anche. La stessa cosa vale per il sangue, stessa identica cosa. Perché io che sono vivo, il mio sangue mi scorre dentro le vene. Quindi, dove c'è il mio sangue, c'è il mio corpo, c'è la mia anima e ci sono io. E nel caso di Gesù c'è la sua divinità. Quindi per questo che la Chiesa dice che in forza di quella che si chiama la presenza reale,
Cristo è presente tutto intero in ciascuna specie eucaristica, cioè sia nel pane che nel vino, e in ciascuna parte di essa anche minima. Attenzione, purché sia visibile, questo vale soprattutto per i frammenti dell'ostia, di cui poi avremo modo di parlare, anche in riferimento alla Santa Comunione, purché siano visibili ad occhio umano. È chiaro che se si stacca dalla sostanza, come dire, del corpo di Cristo una molecola di pane azimo che è invisibile ad occhio umano, non ci possiamo fare niente. Cioè, lì non dobbiamo pensare che ci sia la sostanza del corpo di Cristo. Però se si stacca un frammentino piccolo e visibile, la fede ci chiede di credere che al momento che Gesù Cristo è presente tutto intero in ciascuna delle specie e in ciascuna parte di essa, anche minima, io di quel frammento devo averne cura come se fosse, ma come se fosse un'ostia grande, perché lo è, perché in quel frammentino piccolo piccolo è presente lo stesso Gesù Cristo che è presente nell'ostia, come dire, in quella confezionata e compatta, diciamo così, intera. D'accordo? Quindi spero di essere stato il più chiaro possibile. Ecco, diciamo che questa catechesi è stata un pochino teologica, dogmatica, però è indispensabile. Noi non dobbiamo essere un pochino formati, perché dobbiamo renderci un pochino conto di quello che succede con i sacramenti. E la prossima volta continueremo. È chiaro che una volta che uno ha messo bene le basi, poi ne cominceremo a trarre tutte quante le conseguenze e vedremo la bellezza della messa, le parti della messa, come si partecipa alla Santa Messa, prima, durante, dopo, come fare la comunione, come ci si prepara, come si ringrazia, come la si vive, come si fa l'adorazione eucaristica. Quindi tutte queste cose ecco, verranno, non è che non verranno, però se non cerchiamo di avere un minimo di percezione di ciò che l'Eucaristia è, del dono che Gesù ci ha fatto nell'Eucaristia, dopo diventano tutte quante chiacchiere, dopo si cade facilmente nella superficialità. Noi magari a volte giudichiamo anche le persone che sono un pochino, come dire, un po' scellerate, che trascurano un pochino la messa, la comunione, però cioè, rendiamoci conto che cioè, credere nell'Eucaristia richiede anzitutto la conoscenza. Ecco perché cioè, ho parlato questa sera. Noi non possiamo, come dire, possedere una cosa e farla nostra se non la conosciamo. Non possiamo. È chiaro che purtroppo qui non stiamo parlando di un romanzo rosa, no? Quindi di materia leggera. Qui stiamo parlando dei più grandi misteri che esistono in tutto l'universo, cioè l'Eucaristia fa, come dire, fa strabiliare anche gli angeli, capite? Cioè gli angeli hanno una venerazione nei confronti dei sacerdoti, cioè anche, cioè, dalla comprensione della grandezza dell'Eucaristia dipende, disponda anche la comprensione del perché tanti santi, per esempio, avevano tutta quanta quella venerazione somma per i sacerdoti, che, già ho detto oggi, facciamo un termine un po' più leggero, la venerazione non è per la persona del sacerdote, ma è per il sacerdote. La persona deve scomparire. Oggi era la festa del Papa. Non è la festa della persona del Papa. Noi non siamo devoti alle persone dei papi, anche se gli vogliamo bene, per carità, ma noi siamo devoti al Papa in quanto Papa. Capite? La venerazione e l'onore che è dovuto ai sacerdoti, non lo dico perché io sono sacerdote, io se potessi non la vorrei, d'accordo? Fatela a tutti gli altri sacerdoti meno che a me, sarei contentissimo, d'accordo? Non, credetemi, ma
Da che cosa deriva? Cosa diceva San Francesco? Quando gli andavano a parlare male di un prete, diceva: fermi tutti, io non voglio sentirte proprio, non voglio sapere, è un criminale, è un disgraziato, è un peccatore, sono affari suoi, se l'avete col Padre Eterno. Io in lui vedo solo le mani consacrate, vedo soltanto che il nostro Signore gli obbedisce e scende sull'altare e grazie a lui io ho la missa e la comunione, non voglio sapere altro, io gli bacio le mani e i piedi e il resto se lo vede il nostro Signore. Capito? Cioè, applichiamo questo a tutti i sacerdoti, ai vescovi, ai cardinali e ai papi, dato che nessuno, insomma, ignora le tante polemiche che si fanno, insomma. La devozione è al ministero sacerdotale, episcopale e petrino. Quei poveracci. Anche io, che hanno avuto dal Signore il dono immenso, ma anche la responsabilità immensa di doverlo vivere, hanno bisogno soltanto delle nostre preghiere. D'accordo? Io, cioè, se dipendesse da me, voi sapete che non mi ricordo se era Sant'Ignazio di Loyola è stato ordinato prete, non so quanto tempo ha fatto passare dall'ordinazione alla prima messa che ha celebrato, non mi ricordo se erano mesi o addirittura un anno. Perché diceva: ma io come faccio? Cioè, mi devo preparare, come faccio a salire su là sopra? Cioè, se io anche vedessi quello che succede sull'altare, a me non ci andrei. Con tutto che era la cosa più bella, la gioia più grande che posso vivere, ma nostro Signore, grazie a Dio, non ti dà, perché non ci potrei salire. Cioè, non me la sentirei, dico, non me la posso fare questa cosa qua, è troppo divina, è troppo più grande di me, sono un poveraccio, sono un povero peccatore, cioè, non posso fare. Quindi, e questo si capisce soltanto, cioè, io vedo che questa cosa oggi non è tanto, non è che noi oggi siamo tutti quanti figli di questo tempo mediatico e mass mediatico, dove c'è il culto della personalità. Il culto della personalità, non voglio adesso ripetere la catechesi sul primo comandamento. A Dio non gli piace, non gli piace, perché il culto è dovuto soltanto a lui, capito? Non alle persone. Questo non significa che non possiamo amarci, non possiamo volerci bene, non dobbiamo stimarci, come dice San Paolo. È una cosa sottile, però vi prego, rifletteteci, d'accordo? E tappare la bocca, non si parla male di nessuno, meno che mai dei preti, ancora meno dei vescovi che hanno la pienezza del sacerdozio, ancora meno del Papa, che è il vicario di Cristo, il successore di Pietro, il capo della Chiesa. Atta chiudere la bocca, serrare, perché io dico, cioè, credo che il nostro Signore, un po' di purgatorio, a chi ha la lingua lunga su queste cose, glielo farà fare. Boh, mi dispiace di dire questa cosa qui. Attappiamo la bocca, d'accordo? Il sacerdote è quello che sta in contatto diretto col mistero dell'Eucaristia, con Dio in persona. I sacerdoti, li giudici, dal sacerdote in su, il giudizio se lo ritiene nostro Signore e nessun altro. Lasciamo che sia lui a giudicare dove ci fosse da giudicare. E state tranquilli che con i sacerdoti, vescovi e compagnia cantante, nostro Signore, che è tanto buono, però sarà abbastanza severo. L'ha detto nel Vangelo. A chi molto fu dato, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto ancora di più. Quindi, preghiamo, ecco, perché siano all'altezza più possibile del loro ministero, e non abbiano a dover subire poi un giudizio severo da nostro Signore per eventuali mancanze adesso, che non spetta a noi però stigmatizzare, giudicare o condannare. Perdonatemi questa appendice, diciamo così, pastorale, questo è la malattia del parroco, deve sempre metterci in mezzo qualche cosa, però forse era opportuno. E Dio vi benedica a tutti. Alla prossima, se Dio vuole, tutto sempre. Speriamo alla maggior gloria di Dio.